Mi piace, il cunnilingus mi piace molto, soprattutto. Popolari, cioè sapere che lui è lì con la sua bocca. La sua... Cioè, il piede di un uomo per me è molto erotico. Quel tipo di giochi che puoi fare con partner che apprezzano il fetish, si chiama. Baciami, continua a baciarmi, perché senza bacio non si stare. Benvenuti alla Maleducazione. Questa sera parliamo dei desideri del web. Benvenuti, ultima puntata della Maleducazione. Come promesso da lunghissima data, questa puntata l'abbiamo scelta insieme a voi che ci avete scritto sulla nostra bacheca, sul nostro sito, attraverso Facebook, chiedendoci proprio di rivedere o riascoltare o rimettere in discussione alcuni argomenti già lungamente trattati qui alla Maleducazione. Ve li anticipo subito, così. Uno è il sesso orale. L'avessi scommesso dei soldi, avrei vinto. Il secondo è il fetish. E il terzo argomento di questa sera, non ve lo svelo, ve lo dico un pochino più avanti nel corso della puntata. Allora, vorrei cominciare proprio con uno dei post che ci hanno scritto, che le ragazze che ringrazio in redazione hanno selezionato. Il sesso orale non è preliminare, è già sesso. E sesso non è sinonimo di penetrazione. Forse l'ha scritto una fanciulla. Il secondo che volevo leggervi è: meraviglioso anche farlo fino a sentire dolore alle mandibole. A chi piace il cunnilingus? Beatrice? Mi piace, il cunnilingus mi piace molto, soprattutto se fatto da persone che sanno bene come trattare la parte, il che non succede così di frequente in realtà. Devo dire però che spesso è un tramite. È un passaggio, difficilmente io vengo con, ho un orgasmo con un cunnilingus, probabilmente perché ci metto molto tempo e a un certo punto la persona che lo sta facendo mi fa quasi un po' tenerezza per quel dolore alla mandibola di cui scriveva uno degli spettatori. Stefania, a me non piace, secondo me è un'assoluta perdita di tempo. C'è chi sostiene che probabilmente non ho mai avuto un partner all'altezza o comunque nessuno che me l'abbia fatto scoprire. Io non sono molto d'accordo, nel senso, credo proprio che non mi piaccia per come sono fatta fisicamente, nel senso, potrei tranquillamente aprire le parole crociate e farmi tutto battezzati praticamente. Ah, quindi la famosa lista della spesa. Assolutamente, la faccio te. In quel momento lì. Valentina, che rapporto hai col cunnilingus? Sì, mi piace assolutamente, però credo non è semplicemente un piacere fisico. Sono d'accordo assolutamente con Beatrice che deve essere un uomo che sape farlo, cioè una tecnicamente che, ragazzi, dovete imparare bene. Ti ho qua, Elena. Eccomi. Come fare a non chiederlo a una mia omonima con la stessa lunghezza esatto. di naso? Sì, ma anche no. Nel senso, dipende dall'abilità. Beltroniana quasi, esatto. come affermazione. Dipende dall'abilità di chi lo fa e dalla confidenza, nel mio caso. Dalla confidenza? Sì, cioè? non è una cosa che amo far fare a chiunque. Deve esserci un minimo di rapporto che vada oltre l'incontro sessuale vero e proprio. Posso chiederti perché? Cioè, qual è che cosa ti frena? Trovo una cosa estremamente intima. La trovo una cosa estremamente intima, dal mio punto di vista, più della penetrazione. Quindi devo essere assolutamente tranquilla e avere un rapporto con la persona che somministra il favore. somministra? Esatto. I lapsus spesso rivelano delle cose che noi non vogliamo esatto. dire. Vabbè, a chi ti somministra esatto. questa cosa? Sì. E Debbie invece? A me piace molto una pratica che è a metà tra il cunnilingus, cioè tra il sesso orale e una pratica fetish, si chiama face sitting. In pratica tu stai seduta sulla faccia dell'uomo, cioè lui sta in una situazione di impotenza perché in realtà non deve usare la lingua, deve semplicemente concentrarsi sul tuo odore e quindi è una sorta di venerazione, per come la intendo io. La cosa bella è che dà potere sia se l'uomo ama molto praticare il cunnilingus perché non può usare la lingua e quindi lo costringe a concentrarsi semplicemente su altri sensi. Se invece, come capita purtroppo... Ma glielo proibisci? Sì,
Sì, questa pratica sì. Rispettano la proibizione? Vengono presi a schiaffi se non rispettano. Carina. Però poi gli viene concesso. La dolcezza di Debbie è proverbiale. Non lo fai in schiaffone. Sì, però vabbè, diciamo che questo rientra un po' in quel tipo di giochi che puoi fare con partner che apprezzano il fetish. Con l'uomo, diciamo, dominante non lo prendi a schiaffoni se prova a leccare, sicuramente. Però la cosa bella invece è che ogni tanto possono capitare delle persone che invece non hanno un ottimo rapporto con la Magnifica, e quindi tu glielo imponi di stare lì e in silenzio imparare a conoscerla. Cosa fate o cosa pensate voi mentre vi fanno un cunnilingus? Valentina? Mi piace molto avere compagnia dei filmati, tra film erotico, del pornografia, che mi fa sentire avere compagnia, un po' come il sonoro. Perché non lo vedi negli occhi? Perché lui è troppo distante e ti senti sola, no? Capito? Sì, no, perché in Cina si dice diverti da soli, sì, è bello, però in gruppo è ancora più bello. Elena, invece? Io uguale, nel senso mi piace guardare film porno mentre lui è concentrato a fare altro. Io sono concentrata su altri, cioè facciamo un po' così. Ai vostri compagni piace il fatto che voi guardiate il materiale mentre loro sono impegnati? Dipende dal compagno. Qui tu se lo sai prima se lo puoi fare. Io azzardo, sì, in genere non mi hanno mai detto di no, anzi, anche perché puoi sentire magari voci. Senti, nella tua videoteca privata, sì. Pro cunilingus? No, faccio lì sul momento, cerco, è un attimo. Quindi senza connessione cunilingus non si fa? No. Ok. Tonia? Intanto pesco a caso. Diciamo che qualche volta, proprio in quella pratica, la fantasia mi ha aiutato nell'immaginare, non potendo vedere direttamente quello che sta succedendo, ho immaginato che ci fosse un'altra persona. Che è una fantasia. Al posto tuo o al posto suo? Al posto suo. Che ci fosse. Suo? Suo, sì. Aia. Per un attimo così. Oppure no, ci fosse un'altra persona, diciamo che più delle volte la fantasia è che ci fosse anche un'altra persona, sempre del sesso maschile. Gliel'hai comunicato o te lo sei tenuta per te? Me l'ero tenuta per me. Fino a questo momento. Tanto non sa chi è. Quello della maleducazione, che non dicendo i nomi, nessuno può dire ma ero io, era un altro. Invece, quando siamo noi a dover fare, quando tocca a noi invece fare sesso orale, per cui praticare una fellazio al nostro uomo, Alessandra? È una delle pratiche che mi fa sentire dominante nel rapporto di coppia. Io amo essere dominata, l'ho detto più volte. Invece in quel caso mi dà un senso di potere, di importanza. Sento che il gioco ovviamente lo conduco esclusivamente io. Non amo sentirmi dare indicazioni, però non è capitato spesso, devo dire la verità. Sono abbastanza... Nelle rare volte in cui ti è capitato, dove ti hanno indirizzato? Che tipo di indicazione ti hanno dato? Verso il basso, tra i testicoli e l'ano. Quella è la parte che mi è capitato di capire che gli uomini prediligono essere maneggiata, diciamo così. Sì. E poi l'hai introdotta anche a chi non te l'ha chiesta, sì. E hai ed scontrato... È piaciuto. Ed è piaciuto. Ovviamente se fai sì con la testa, Elena, non è che puoi pensare che non te lo chieda. Perché non sarà pensiero. Certo, se sei attaccata a me. Ma dimmi, cara. Sì? Come sì. Ce la caviamo invece al contrario? Fermi tutti, arrivo io. Cioè, arrivo così. In che senso? No, una cosa che io adoro. Per me non esiste rapporto senza. Guarda, l'hanno scritto anche qua tra i post. Senza quello che amore è, esatto. Bellissimo. Esatto, io la penso così, è una cosa che adoro fare, cioè a volte può esserci anche, si può evitare la penetrazione per me. No. Sai che qua in questo momento c'è una standing ovation, mi sento quasi il rumore da casa della standing ovation per Elena. Vabbè, detto questo, qual è, lei diceva, c'è un punto che mi piace, che ho scoperto piace in maniera particolare, sì. Nell'esperienza di Alessandra. Che è quel pezzo di tessuto che va tra la fine, sì. Dei testicoli e l'ano dell'uomo. A me non è mai stato indicato, è una cosa che ho fatto io sapendola, ed è una cosa che sì, effettivamente dà un piacere diverso,
Poi già che sei lì comunque faccio un po' di tutto, però... E le chiami questo tutto? Ma, cioè, nel senso, a quel punto non si concentra solo sul pene vero e proprio, ma va appunto testicoli, più in basso, dietro, si arriva un po' a fare qualsiasi cosa. E come fai? Cioè, qual è il segreto per mantenerli sull'asta del non orgasmo? E interrompersi, frenarsi ogni tanto, rallentare il ritmo quando vedi che sta andando verso la fine. Giulia, per me è un ringraziamento. Ah, siccome sono abituata prima a prendere. La riconoscenza. C'è una forma di riconoscenza, quindi non sono io che ho il potere in quel momento, nemmeno tanto il contrario, però è una forma di ringraziamento e lo faccio nel migliore dei modi possibili. E quando vuoi essere molto generosa, sì, cosa aggiungi nella tua tecnica? Cerco innanzitutto di ascoltare. Io piuttosto mi faccio indicare, quindi mi piace molto. Diventa ubbidiente, capito? Là, carino. Carina. Ascolto, sì. Perché sì, di parlare non se ne parla. Valentina, tecnica cinese? Sì, è tutto dipende dall'uso della lingua. E c'è un allenamento che si può fare. Cioè, possiamo mangiare più spesso i bruscolini o semi di girasoli, che sono assolutamente in vendita in commercio. Allora, fammi capire, tutti quei semini che hanno bisogno di una certa masticazione, per sì, cui tu sì, li tieni in bocca e cominci a spellarli. Non dovete utilizzare né il dito va solo tenuto il semo, dopodiché sbucciare un seme, quindi prendere quella parte di seme che mangi e poi sputare la parte di buccia, deve essere esclusivamente eseguito dalla lingua. Invece, passiamo invece al seme umano, che ne fai del seme, dello sperma, cosa te ne fai? Lo beviamo latte da quando siamo piccoli, quindi a un certo punto selezioniamo, però insomma continuiamo a bere latte, un bicchiere di lattuccia la mattina lo beviamo tutti. Posso aggiungere? No, non posso aggiungere, in questo caso... Volevo invece sentire Karen e poi vi voglio far vedere l'ospite, questa volta sono più di uno. Sì, guarda, a me piace moltissimo, secondo me è uno dei modi in cui puoi far capire appunto al tuo partner quanto ti piace e vedere anche quanto piace al tuo partner è una cosa secondo me bellissima, nel senso vedere tutta la sua eccitazione che sale, eccetera. Però mi sorprende anche che mi piaccia così tanto, perché in realtà vengo da una famiglia, religiosamente parlando, molto molto, diciamo, chiusa, e mia madre non ha mai parlato di sesso con me da piccola, lei scandinava, protestante, dunque, però avevo capito in qualche modo che sesso orale era una cosa che non si deve fare, non so come mai avevo capito questa cosa, perché non ne parlavamo appunto, e mi ricordo che avevamo questa enciclopedia, tipo l'enciclopedia della donna, una cosa del genere, avevo scoperto che un tomo di questa enciclopedia parlava della salute e del sesso, cioè comunque del corpo, della donna, dell'uomo, cioè la coppia. E io immancabilmente andavo lì a guardare queste immagini, ma anche antiche, cioè hanno trovato immagini babilonesi, cose così, del sesso orale, del fellazio. E io stavo lì che guardavo ore e ore. E poi ho scoperto che effettivamente mi piace tantissimo. Non so adesso se è anche un modo di ribellarmi, rompere certi tabù, giusto perché non si doveva fare. A me, a questo punto, via! Lo voglio fare, giusto perché... E comunque, parlare di sesso non è sempre semplice, tantomeno parlare di sesso orale. Nei nostri testi non si è mai parlato di sesso, perché noi facciamo... Non possiamo parlare di una cosa che non conosciamo e quindi parliamo di altro. Ma veramente mi pare di ricordare che in un paio di occasioni, diciamo, l'argomento sesso sia in qualche modo affrontato. Ma io non ho mai parlato di sesso. Tu mi hai detto che non si stava parlando di sesso. Ma tu non hai mai ascoltato i testi? No, allora giusto. No, scusa. Ah, okay. Io, ci dovevamo mettere d'accordo su questa cosa. No, abbiamo fatto un pezzo che si chiama Cinestetica, che parla di tutto quello che può fare la lingua, per esempio. Ma che c'entra? Mangiando il gelato, che c'entra? Tipo, dolce un po' salato? Esatto. Beh, comunque bisogna fare una scelta di campo quando si parla di sesso orale, perché... cioè può essere un preliminare, ma può anche non esserlo, dipende da tante cose. Bisogna capire se è il caso di fermarsi oppure se invece
abbandonarsi a quello che poi sarà il... Cioè, non potevi spiegarlo meglio. In qualche caso, il sesso orale può essere... è dura parlarne. Il sesso orale... Può essere anche la totalità, come dire. Può essere anche la base di tutto, finito lì. Io non lo so, però secondo me... Però comunque... Tutto può finire con quella cosa lì, come tutto può iniziare con quella cosa lì. E soprattutto, dipende. Il sesso orale, ecco, se fatto veramente bene... Ecco, puoi decidere veramente di sposare una donna. Ecco, noi aspettavamo i Marta sui tubi per poter dire questa frase che molti uomini pensano, ma che pochi hanno il coraggio di dire. Grazie ragazzi. Allora, volevo dare benvenuto anche agli uomini, alle coppie della Maleducation, partendo da Romina e Patrick. Bentornato. Ciao, buonasera. A Fabio e Valentina. Valentina ha già detto un sacco di cose, Fabio. Te lo anticipo. Ultima coppia, Karen e Patrizio. Ciao. Giusto, benvenuti. Poi salutiamo Fabio. Buonasera. Ciao. Giovanni. Buonasera. E Roberto. Buonasera. I Marta sui tubi dicevano si può sposare una donna per una fellazio fatta con i controfiocchi. Patrizio e Karen, visto che siete gli ultimi arrivati, è vero? Certo che è vero, ovviamente. No, scherzo, nel senso che non c'è bisogno di sposarlo, però una donna che sa fare una buona fellazio è importante. Cos'è che preferisci? Quando vengono usate le mani o preferisci solo... Perché prima, quando non c'eravate, visto che sei nuovo, tutte hanno raccontato un po' come lo fanno, che riscontro hanno dei propri compagni o dei propri amanti attuali e passati. Alcune usano le mani, alcune usano solo la bocca, alcune si pertugiano come delle speleologhe in zone poco, spesso poco frequentate, mi dicono. A te cosa piace? No, con le mani anche, sicuramente. Cioè, la cosa deve essere soprattutto naturale, quindi deve essere sentito dalla compagna, gli deve piacere, non deve avere inibizioni in questo, quindi qualunque cosa viene va benissimo. L'importante è che non ci si concentri su un qualche cosa in particolare, come sulle zone che notoriamente sono più delicate, ecco. Per esempio? Quale parte? Sì. Per esempio la cappella, per esempio. La punta. La punta, brava. Perché quella è una zona molto sensibile. Spesso mi sembra di sentire dai racconti degli uomini che le donne si accaniscono su un punto che è molto delicato. Sì, esattamente. E che c'è quel momento di imbarazzo nel quale dire ma come faccio a dirle che è troppo? No, infatti il troppo non va bene e bisogna anche... Infatti lui lo dice. Sì, sì. Ah, tu dici lo racconta, fa finta qui, certo. La stessa cosa vale per la donna, insomma, magari non è nel tema perché si stava parlando di fellazio, però stessa cosa vale per la donna. Che fine fa il seme da voi? Non va sprecato, insomma. Ok, non lo sprechiamo. Fabio e Valentina. Fabio. Io sono meno tecnico, forse, di Valentina. Sono più diretto, cioè nel senso... Sì, estroso, ma non è questione di estroso. Cioè, quando uno si mette a fare una cosa, la fa fino in fondo. Cioè, non è che sta a guardare prima questo, prima quest'altro, ti piace più quello, ti piace più quell'altro. Io credo che ci sia tutto un piacere, no? Certo. Certo, il fatto che una donna sia più brava o meno brava è un fatto di dolore o piacere, cioè devi dividere o dai dolore o dai piacere. Se dai piacere è brava, se dai dolore non è brava. Quindi è abbastanza facile capire se è brava o non è brava, perché ci sono delle parti, la famosa Sistina, come diceva lui, è dolorosa. Patrick. Guarda, diciamo che personalmente una delle cose che adoro, vorrei, è una cosa con quale ho molta affinità con lei, che la donna non si concentrasse solo ed esclusivamente su una zona, ma svariasse, come si dice. Cioè, nel senso, ci vuole un po' di fantasia, perché comunque durante la fellazio l'uomo... a diversi punti che possono essere stimolati, no? Quindi non solo, non solo il glande, anche i testicoli, ma il fatto stesso non solo di fare il movimento meccanico, ma di variare durante tutto l'atto, cioè nel senso... Cioè, gira, ruota, va su e giù? Nel senso non penso ci sia una tecnica specifica, però il fatto stesso di non essere... e concentrati solo nel pensiero di dover dare piacere,
ma farlo anche come un gioco, semplicemente anche come un gioco, cioè nel senso non pensare solo ed esclusivamente chissà se sto facendo bene, ma sperimentare durante quella cosa lì. E invece parliamo dello stretto invece rapporto tra te e Romina. Alcune volte mi capita che magari lei è un po' irruenta e quindi la devo un po' placare, però diciamo tutto sommato... Cioè nel senso un po' aggressiva, cioè nel senso un po' aggressiva nelle parti intime. Però, Romina? Vabbè. Io non lo sapevo. Non lo sapevo. Vabbè, quando ti dico calma, no, non è che non te lo dico, per cui... Cioè, non lo sapevi? No, di essere così forte quando lo prendo, no. Quindi quando lo prendo, quindi già il fatto che le dici quando lo prendo ti fa capire chi è che domina. Ti dici non riesco mai a darlo. Cioè non riesco mai a se lo prende praticamente, quindi vabbè. Quando non lo fate come preliminare, come lo concludete il sesso orale, la fellazio? In entrambi i modi, cioè nel senso può capitare che qualche secondo prima io l'avverta e quindi... Romina, vuoi essere avvisata? Dipende. Cioè, mi piace anche, cioè, come dice, prenderlo e ingoiarlo, cioè, non ho problemi. Fabio invece? Ma io di norma termino con l'applauso, sarà che a me lo fanno gli uomini, per cui si dice che sono più bravi, per cui finisco con l'applauso quasi sempre. Certo, questo da te lo sappiamo. Ma cosa non deve fare un uomo con te? Assolutamente non si deve limitare al membro, ma deve stimolarmi perineo, testicoli, tutto ciò che è intorno alla zona. Tutto. Ma anche, quindi, non so, il petto, le spalle. Assolutamente. Io che a me personalmente piace tantissimo la stimolazione capezzoli, l'apprezzo molto anche durante un fellazio. Fellazio con mano, senza mano, nella parte più profonda senza mani, arrivi ai capezzoli, mi stimoli anche il petto. Parte più profonda intendi fino alla fino gola? Fino in gola, se è possibile, anche senza lacrimare, sì. Allora, le stesse domande che avete sentito qua in studio le abbiamo fatte in giro per l'Italia e questo è il risultato. Yeah. Del sesso, quali sono? Prima di arrivare proprio all'intimità. Posso essere esplicito? Devi. Immagino dunque il sesso orale nel senso... No! Touch me. Siete una coppia da quanto tempo? Da 6 anni. Da 6 anni. Siamo sposati? Siamo sposati. Una figlia. Ogni quanto si fa l'amore? Tutti i giorni? Tutti i giorni. Perché la bambina sta all'asilo, quindi... Quasi tutti i giorni. Cioè voi sono 6 anni che tutti i giorni fate l'amore? Sì. Fine settimana ogni tanto no, perché sta la bambina. Il sesso orale? A te piace più riceverlo o farlo? Diciamo farlo. E a te? Farlo. Che cosa ti piace quando pratichi il sesso orale alla tua donna? Mi piace lei, la sua carne, lei. Mi piace, a parte mi piace vederlo a lui, felice, godere. Mi piace lui. Sex. Il sesso orale? Sì. Praticarlo o riceverlo? Entrambe. Di più? Riceverlo. Hai un'idea diversa? No. Ma la prima volta che ti sei trovato lì, alle prese con questo oggetto misterioso, a cosa hai fatto, su cosa hai fatto leva, affidamento? Cultura pornografica sicuramente aiuta. Sì. E tu? Cultura pornografica tantissimo. Che cosa ti piace del leccare una donna? Beh, non è che mi piace proprio in senso stretto la sensazione, però voglio dire, dare piacere è anche appagante. Sesso orale è sempre incluso? Più di riceverlo che di farlo. Più di riceverlo che di farlo? Sì, quindi gli uomini sono generosi. Sì. Perché ci sono delle tendenze perché differenti. Perché magari poi si aspettano. Dicono, faccio io, fai pure tu. Ah, perfetto, quindi lo faccio come merce di scambio. Tipo per dare il là alla cosa, probabilmente. Ma tu non ci sei cascata? No. figurati. Quindi avete incontrato compagni molto accondiscendenti che stanno lì e si applicano finché... No, tu sì? Sì. Ma sei fortunatissima. Sì, lei. Ma infatti sì. Ah, lo sapete voi perché mi fate le confidenze. Tu sei un'illuminata del cunnilingus. Cioè...
Ma cosa senti, lei c'è, becca sempre persone che proprio devote. Però uno dice, non è possibile. Vorresti essere qualche volta nei suoi panni? Beh, io direi di sì. Cioè, ti piace ricevere sesso orale? Sì. Anche sì. A te? Sì. Sì, molto. Sì. Io preferisco sia un preliminare, inteso come preliminare. Anche per te? Ma per me può essere lungo e, diciamo, soddisfacente, però si arriva sempre un momento in cui c'è... desideri, diciamo, la penetrazione. C'è una differenza, secondo te, tra un orgasmo con la penetrazione e un orgasmo soltanto con la bocca? Sì, a voglia. È più intenso sicuramente. Sì, il piacere con la bocca? È più localizzato, secondo me. Più intenso, più proprio la parola giusta è che è focalizzato proprio, no? Non è che mi ispira tanto, sinceramente. Farlo, praticarlo o riceverlo? Proprio tutto, in genere. A me invece piace perché mi dà emozioni. E hai avuto l'orgasmo? No. E tu? No. Mai avuto l'orgasmo con la bocca di un uomo? Magari, però. No. Ti piace praticare il sesso orale a una donna? Beh, sì, sì. È bravo a praticare il sesso orale? Sì. Gliel'hai dovuto spiegare? No. No, più lei fa fare, meglio è, insomma, dai. Il seme che fine fa, lo sperma? Non fa la fine che pensi. È uno spreco? Ma no, sì. Cioè. Per te sì. Un regalo magari, ecco, per il compleanno si può fare? No. Cioè, non c'è verso. Non c'è proprio verso. Siete una coppia da quanto tempo? Qualche mese. Avete fatto sesso la prima sera che siete usciti? No. No. Seconda? No. Cioè, quanto è il tempo di attesa? Quanto fa della gestazione? Tanto? Abbastanza. Il sesso orale? No, non ancora. Secondo me è un atto molto esplicito, è un andare un po' oltre. Cioè, un po' eccessivo? Sì, lo vedo un po' eccessivo. Ogni possibilità sul sesso orale, lui, lei, mi piace, non mi piace. Bello quando trovi le coppie che non sanno cosa rispondere perché magari non riescono a comunicarsi le cose. Sì, esatto, infatti, nell'intimità. Brava, infatti molte persone, come dicevano, non me l'ha mai detto, infatti scoprono lì delle cose. Ah sì, ma questo non l'hai detto, non lo fai così di solito. Abbiamo aiutato a scoprirsi. È divertente parlare con le persone di sesso? È divertente perché mentre la scolaresca attraversa, l'autobus strombazza, tu sei lì, strombazza, scusate, già intendevo col clacson. Tu sei lì appunto che crei un momento intimo. Poi le persone hanno una verve, una simpatia esagerata quando si tratta la di... La signora era molto preparata sulla localizzazione specifica. Prima era localizzato, poi era addirittura focalizzato. Focalizzato. Quindi proprio lo zoom ha fatto fuoco. Ti sei divertita? Molto, ma poi gli argomenti sono il sesso orale che, come il web ha dichiarato, è il più apprezzato. Perciò. Sì, e poi del quale pare che tutti abbiano sempre qualcosa, tutti vorrebbero capire una curiosità in più o in meno sempre attraverso le esperienze degli altri ed è per questo che noi siamo qua apposta per raccontarvelo. Ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, torniamo tra pochissimo qui alla Maleducation, continuando con i temi che voi avete scelto da casa, per cui seguiteci, rimanete qua. Tra poco ancora Fellazio, Cunnilingus, Fetish e... dopo. Bentornati all'ultima puntata della Maleducation, dove questa sera i temi saranno solo tre o quattro, perché qua abbiamo già suddiviso il sesso orale in Cunnilingus e Fellazio. Sono stati i temi scelti da voi attraverso la rete, attraverso il nostro sito, le nostre bacheche e via di seguito. Allora, prima della pubblicità eravamo rimasti in sospeso con sesso orale dalla parte maschile, per cui Fellazio. E volevo sentire i nostri due uomini non accompagnati questa sera, per cui Giovanni e Roberto. Giovanni, la fellazio secondo te? Per me è un'arte, cioè deve essere, è un qualcosa che deve essere fatta ad arte. Sentivo lui prima, Fabio, che descriveva l'uso delle mani, che per me è fondamentale. C'è un aspetto che spesso viene dimenticato, è il fatto che io penso che l'uomo debba capire che alla donna piaccia quello che sta facendo, perché sennò diventa un qualcosa di meccanico. Io sono anche dell'idea che poi quando è fatta come deve essere fatta... Ma è il come deve essere fatta che... perché per ognuno è diverso, vedi? Possiamo dire mani, lingua alternata, mai troppa concentrazione sullo stesso punto, mi sembra che su questo siamo tutti quanti d'accordo.
Patrick dice no. è universale, assolutamente sì, universale. Fai domande mentre te la praticano? No, chiedo, cioè dico no, attenzione. Aspetta, domande o indicazioni? Indicazione è una cosa diversa, nel senso cerco di aiutare, di dare il mio contributo, nel senso se una donna mi sta facendo qualcosa di sbagliato, non è che sto lì fermo a leggere il giornale, gli dico no, guarda, stai sbagliando, non funziona così. Ovviamente l'ho fatta molto cruda, non è in questa maniera. Con le mani cerco anche di gestire un pochettino la situazione. Ecco, io penso che l'uomo debba anche guidare l'atto in sé in qualche maniera. Io lo faccio molto spesso. Ma tu cosa fai con le mani? La accompagni? Tendo ad accompagnarle, ad assecondare il movimento. Scegli anche... E se il movimento è sbagliato, cerco anche di guidarlo nella maniera giusta. Ma scegli anche se spostare la testa in modo che tu abbia una visuale diversa, migliore, spostare guarda, i capelli. Hai preso un punto molto importante. Io che trovo sia molto, almeno per me, molto erotico guardare negli occhi la donna nel momento in cui lo faccio. Alessandra? Ma guardarsi negli occhi tu lo trovi erotico in quel momento? Ti dirò, non è guardarsi negli occhi come due innamorati, ovviamente, però in un certo senso c'è una certa malizia nel guardare una certa maniera che trovo che sia estremamente eccitante. Fare finta che non succeda niente, uno guarda da una parte, i capelli sopra la testa, mi sembra una cosa molto poco erotica. E il solletichino dei capelli? Assolutamente sì. Elena, volevi chiedere qualcosa? No, io non amo invece essere accompagnata nel movimento, è una cosa che detesto. Perché? Lo specifico prima. Perché... Faccio da sola. Lo dico prima. Elena, le istruzioni. Sì, dico qualsiasi cosa, ma non mi toccare la testa, è una cosa che odio veramente. Perché ti dà fastidio? Perché la... mi è capitato sia in maniera più lieve che in maniera più decisa... E in ogni caso sono io che sto lì e so cosa accade, a me nella fattispecie anche, e quindi non amo che mi si guidi troppo, perché poi può darmi, cioè mi dà fastidio, so io cosa devo fare. A chi piace essere guidata invece? Elisabetta, a te piace essere guidata? Sì, sì, sia fisicamente, cioè presa la mano, presa la testa con due mani, con una, io non so guardare molto in quel capelli. Momento. Capelli? Capelli, no, spesso in questo caso mi si prendono i capelli, mi si tirano, va benissimo, e anche a parole. Mi piace essere l'ordine. Guidata, sì, anche proprio la regia, fai questo, girati di qua, metti di qua. A Roberto. La fellazio innanzitutto è una vocazione per chi la fa ovviamente, in quanto non è una cosa che si può secondo me insegnare così come si stava dicendo, delle indicazioni. Poi sulle preferenze personali io sono, come dire, non adoro avere le mani perché è come chi sa far bene una fellazio, secondo me è come chi va in bicicletta, sa farla anche come dire, andando senza mani, quindi va tranquilla senza. Vincenzo Salemme, sotto mentite spoglie, SMS, un film bellissimo, una scena memorabile questa. Ah. Scusami, il telefonino. Perdona, ma non lo potevo spegnere, oggi è giorno di lavoro. Certo, rispondi, si sarebbe pure insospettato. Tranquillo, rispondi. No, meglio di no, è lo studio. Guai a te, si attacchi. Pronto? Uè, Tonia? Avvocato, ma che voce strana che c'avete? Che voce senti, no? Questo è normale. Ho già saputo che cosa. Veramente è morto l'avvocato Canessa, come... Mi dispiace in un modo esagerato. Fanno fac se ti che poi ci passi a parlare. È giusto che lei è morta, come ci parla, non volevo dire un telegramma. Le dobbiamo scrivere. No, nelle solite cose che ci vuoi scrivere, costernati. Stop. No, tu, stop. Tu, bravo. Stop. Sembra, scriviamo. Ah, no, che scriva senza Tonia. Allora, Roberto e Giovanni, lo chiedo a voi due, visto che siete gli unici due maschi single etero, Fabio sei escluso, come ve la cavate col cunnilingus e soprattutto lo fate la prima sera, lo praticate?
Allora, quella è una pratica che, insomma, che a me piace, però sulla prima sera non sarei così scontato, bisogna vedere se c'è comunque un trasporto, una passione con la persona, una chimica, perché altrimenti, insomma, non è così automatico. Come d'altro canto ricevere una fellazio, non è così scontato. Ma come scopri un sesso femminile? Da che parte lo prendi all'inizio? Allora, generalmente, ma non è come dire una cosa automatica, sennò sembra come dire, che uno ha dei comportamenti così ripetitivi. Il manuale. Però si arriva ci si bacia, si scende piano piano sul il seno e si arriva all'addome, quindi di solito l'approccio arriva da sopra. Da sopra, e ovviamente ci si spoglia e si vede cosa si va trova, bene, allora passa Giovanni. Avanti. Non voglio indugiare sull'imbarazzo. Giovanni. Io parto dall'interno coscia, cioè mi piace partire, penso che vorrei fare come fosse fatto a me. Cioè l'approcciare una vagina deve essere una cosa che avviene piano piano piano, non deve essere diretta, non deve essere immediata. Quindi parto dall'interno coscia, poi nella parte superiore arrivare al clitoride, perché così inizio subito a capire in che mondo sono entrato, e poi piano piano andare avanti. Lingua piatta o lingua puntuta? Tutte e due, generalmente piatta perché mi viene spontanea. Patrick? Io personalmente non so... Anzi no, aspetta, scusami. Romina. Ok. Com'è Patrick? Allora, diciamo che lui è stato molto fortunato perché a me piaceva tantissimo, ma tanto. Poi invece mi ha regalato un giocattolino e è calato un po' il mio desiderio di ricevere il sesso orale. Fatto supportare meccanicamente. Sono cambiato... un genio. Sei veramente un genio. Vabbè, però bisogna spiegare anche perché, perché tu prima stavi dicendo Patrick, allora io già stavo buttando le mani avanti dicendo che non sono un grandissimo cultore, ma non è una questione di egoismo, semplicemente se vedo che in alcuni momenti non sortisce l'effetto desiderato mi stanco. Cioè nel senso... Ma annoio, dico la verità, ma annoio. Guarda che ci si annoia dopo un po', Fabio? Secondo me il cunnilingus parte dal gusto e dall'olfatto. Cioè è come parte dal bacio e quindi si comincia ad assaporare e a sentire anche determinati odori, profumi nella donna, nel partner, e poi via via scendendo verso le parti più intime del corpo. Non è solo il fatto della lingua, del bacio, in questo caso al sesso, ma diventa proprio un coinvolgimento del senso, dei sensi. Cioè, mi piace anche parlare mentre... Ma tu cosa fai? Chiedi informazioni? No, ma si parla, si ride, si gioca, si scherza. Cioè, diventa un giocare, non è una cosa che deve essere seria. No, se no ci si stanca, come dice lui, no? Invece se tu ci scherzi sopra... E quindi il tempo passa. Tu dici, anche se sbagli ci scherzi sopra. Cioè, possono passare anche le ore. Ma non è che tu stai lì sul pezzo le ore. Pure. Stai lì a giocare le ore. E quindi il Vabbè, fatto... Vabbè, dai, Fabio. Valentina, ore. io tendenzialmente non sono mai non stata una sveltina, perciò... Se c'è tempo, c'è. Non c'è tempo è meglio lasciarlo. Il tempo ci perdere. Deve essere, se no neanche si comincia. Sì. Cultore, allora. Certo. Non l'avevamo capito. Patrizia e Karen, cunnilingus tra di voi? Intanto approvo le cose che ha detto Fabio, ci vuole ironia come nella vita, non si può prendere tutto troppo sul serio. E poi trovo che sia proprio una cosa divertente il fatto che ci sia tanta concentrazione di piacere all'interno di poco spazio. Karen, cosa ti piace di più di quando Patrizia ti pratica sesso orale? Qual è la cosa? Penso in realtà che sia, anzi sono quasi sicura, sono sicura del fatto che mi piaccia il suo rimanere fermo senza fare troppe performance particolari, cioè sapere che lui è lì con la sua bocca, la presenza del viso del mio uomo. E anche il solo baciare, cioè
anche sentire solamente le labbra, a volte è più erotico, dà più stimolo che invece un circo equestre, insomma. No, perché accadono un sacco di cose nel frattempo. Cioè? Nel senso che anche con molto poco accadono molte cose nella donna, e questo è proprio un centro incredibile. E quindi ci si può giocare in mille modi, si passa il tempo, ci basta si non rimanere fermi sulla stessa parte, dicono quasi tutte, non state lì delle ore che dopo no, un certo. po', come se per no, la Sistina... Niente frullino, frullino bacio non ci piace, frullino lì non ci piace, insomma questo frullino no. Il frullino no, mi piace no. perché l'ironia nel sesso rende tutto molto più gioioso ed è per questo che abbiamo interpellato una carissima amica, Francesca Reggiani. Alcuni lingus... e altri no. Devo dire che questo è un programma dove appunto si dicono delle cose incredibili e in studio nessuno fa una piega. Cioè, è vero che lei si mette nel un tappo de sughero de una quercia sarda per stare bene tutte le mani e le persone in studio rimangono. È vero che lei sta con tre persone, almeno cinque, una davanti, una dietro, una al lato, eccetera. E le persone in studio rimangono impassibili. È vero che lei deve leccare al suo compagno, lì stanno tutti quanti come se si parlasse delle previsioni del tempo. Scusa, per questa merda morì. Giuseppe, ma questi mi stanno chiedendo che cos'è il cunilingus. Il cunilingus. Ecco, vabbè, tanto dai, ti chiamo dopo quando ho finito l'intervista. Sì, sì, no. Scusa, ma sai, d'altra parte parlare di queste questioni erotiche fa sempre un effetto ilare. Te lo spiego dopo. Tu chiedi in giro. Tu hai detto, lui pure dice, ma che è? Ma io poi non è che sia sto fenomeno, io ho avuto pochi uomini con i quali sono stata bene, alcuni sono molto esperti, non lo diresti mai, magari sono esperti, sono seduttivi, eccetera, eccetera, invece magari altri sono anche all'apparenza molto, come posso dire, che una si fa un'idea di dire questo figurati che te, invece poi sono scarsissimi. Dipende, perché come mi insegnate la chimica è tutto e la chimica si verifica al momento, no? Al momento reale. Grazie Francesca Reggiani, cambiamo argomento perché il web a gran voce si è fatto sentire. Quello di cui tutti volevate sentir parlare era il fetish. Nello specifico vi dico qual è il tipo di fetish che ci hanno segnalato di più. Io adoro il fetish, soprattutto leccare i piedini femminili. Nudo, scalzo, con i tacchi, con lo smalto, senza, curato, nature, lungo, piccolino. Il piede sopra ogni cosa. I piedi femminili sono molto eccitanti, specie se grandi e odorosi. A me la vista dei piedi femminili curati, con sandali eleganti, magari anche d'inverno, amico, inverno no. Se no le ditine dei piedi sono blu. Sandali eleganti, magari con anellino e cavigliera, mi eccitano da morire. Quindi il feticismo del piede, il piede della donna sopra ogni cosa. Chi vuole cominciare? Beh, Beatrice, cominci tu a questo punto. A parte il fatto che pare che io abbia dei piedi che attirino quel genere di attenzione, ho imparato infatti a decorarli con le famose scarpe... con delle scarpe particolari o con delle calze ben scelte. Ho scoperto che mi piacciono, ho scoperto di avere un amore anch'io per i piedi, l'ho scoperto dopo un po', dopo aver notato quindi delle attenzioni. Ti piace sfoggiarli femminili. Ma anche sì. Sì, ho vederli? Mi piacciono anche i piedi altrui, ecco, questo è stata una scoperta sia degli uomini che delle donne. Ovviamente degli uomini è lievemente più difficile perché questi ometti sono un pochino meno curati solitamente, quindi alcuni hanno dei piedi bruttini. Alessandra? Io concordo con Beatrice, il piede di un uomo per me è molto erotico, ma deve essere curatissimo. Non amo i piedi non curati, in particolar modo se sul collo del piede c'è un tatuaggio, io potrei morire. Giù di testa. Sì, come loro vanno in estasi, anch'io vado in estasi. I piedi
sono, è come il sedere per me. Un uomo con dei brutti piedi per me è inaccettabile. Non ce la faccio, è impossibile. Se tiene i calzini no, non mi rispondere. No, no, vabbè, lascia perdere. Giulia. Ma riguardo i piedi, ho scoperto recentemente che nonostante l'iniziale repulsione, perché io soffro tantissimo il solletico, quando il mio ragazzo riesce a farmi superare la fase solletico, mi piace che mi si succhino le dita dei piedi. Oh, per cui sei arrivata tardi a una sorta di feticismo del piede? Sì, perché soffro il solletico e quindi il primo istinto è quello di scalciare. Ed era soprattutto all'inizio l'istinto di scalciare, come il solletico da qualsiasi parte del corpo non è particolarmente piacevole quando ti arriva in modo aggressivo. Al quarto incisivo rotto l'ha capito e ti ha approcciato con maggior delicatezza. No, no, ma sapeva farlo delicatamente, ero io che, convinta di soffrire il solletico, come idea non mi piaceva. Mariella? Più che il piede nello specifico, la caviglia è una cosa che mi piace particolarmente. La tua o la sua? Entrambe. Io ho scoperto che mi piace molto essere accarezzata, toccata, baciata in un certo modo, perché poi mi fa sentire il solletico, se non lo sai fare mi fai sentire il solletico. E invece un episodio carino che ricordo su l'attrazione che provavo nella caviglia dell'altro. Avevo voglia di sentire il suo odore, quindi io, durante una cena ho delicatamente fatto cadere una forchetta a terra per sentire il suo odore. Dei piedi? Sì, l'odore della caviglia. Invece Fabio Valentino, in questa zona che vi sentivo ridacchiare? No, guarda, per me assolutamente no, nel senso che forse ho trovato solo donne con piedi freddi. Cioè non riesco mai a trovare qualcuno con piedi caldi e quindi mi dà fastidio questo piede che poi ti si appoggia a tutte le parti e tocca a me riscaldarlo. Poi invece io ho i piedi caldi, ce l'ho bellissimi. E quindi no, no, veramente è l'unica parte bella dei miei suoi piedi. No, e però mi piace molto molto il massaggio ai piedi che fanno in Cina, un'ora e mezzo di massaggio. Proprio, specialmente dopo cena. Hai veramente i piedi così ghiacciati? Sì, donne purtroppo noi soffriamo della circolazione sangue, cioè è una cosa di nascita, cioè dice donne e uomini sono diversi, ecco questo è uno dei punti. Voi uomini potete stare con un paio di calzini, noi donne dobbiamo stare due o tre paio di calzini, quindi quando noi donne vogliamo fare belle con le scarpette, le calze trasparenti, perché stiamo facendo un grandissimo sacrificio per i vostri occhi. Infatti, guarda, ti voglio leggere un altro post che è arrivato da una delle persone che ci segue attraverso la rete. Sono amante del décolleté, delle calze collant che venano il piede femminile. Mi piace osservare le donne che calzano e magari a causa del piede stanco poi sfilano parte del piede per dare relax sia da sedute che in piedi, magari quando sono ferme in coda alle casse oppure a vedere le vetrine. Sai quella cosa che si toglie la scarpa? È molto precisa come indicazione. Questo non fa altro che guardare queste cose. Questo non fa altro che guardare. A chi piacciono i piedi, il piede sì, è... Casca proprio l'occhio lì. Sì. Ma nel feticismo del piede lo vedo su me stesso. Ah. Cioè, mi piace su me stesso, sì. Sull'altro non ho mai trovato un piede che mi attraesse così tanto da poter essere feticista del piede, ecco. Forse alla prossima. Forse alla prossima, cioè, anche per... scintille. No, 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 c'è la verità, oh. Volevo andare da Karen e da Patrizio. Voi che rapporto avete con il feticismo dei piedi? Vi piace? Sono stata con questo ragazzo, questo mio ex fidanzato, che è un cultore sia dei piedi che delle scarpe, totalmente feticista. E ricordo che io avevo insomma un po' di problemi, perché specialmente quando, non so, indossavo le scarpe da ginnastica, che sappiamo tutte che una volta che ti togli le scarpe da ginnastica, insomma, può uscire la qualsiasi cosa. Lui invece me le strappava via dicendo che a lui piaceva proprio l'odore anche dei piedi che erano stati dentro le scarpe da ginnastica.
E man mano, dopo un po', insomma, siamo stati insieme 3 anni e mezzo, alla fine mi sono abituata anche a questa cosa, questa specie di intimità che si creava. E devo dire che... Sei riuscita a superarla? Sì, con lui sì, sono riuscita, anche se era faticoso, ma alla fine lui diceva che gli piaceva talmente tanto. Però devo dire che riceverlo, cioè ricevere un bel massaggio ai piedi con tanto di baci, carezze, lingua, eccetera, è molto bello. È molto piacevole. Patrizio? No, su di me non ha mai attecchito questa cosa, non... no, per niente. Cioè, posso... riconosco serena. Un piede bello e un piede brutto e quant'altro, però non è che... è una zona erogena come tutto il corpo, però non la venero assolutamente. Tra l'altro ci hanno segnalato una cosa che si chiama shoe play, dipping and dangling. Corretto, Beatrice, io mi faccio sempre riferimento a te sul fetish. Quando la donna per il piede stanco, mal di piedi o mal di piedi, sfila il tallone o anche metà décolleté, per esempio sotto al tavolo, come dicevi prima tu, Alessandra, al ristorante, al pub, al bar, e in modo prolungato, alternato, da fasi in cui prova a rinfilare il décolleté per qualche minuto fino a cedere nuovamente alla fase di relax. Ora, io non so se si chiama shoe play o ho perso la scarpa, perché spesso succede anche questo. Ti risuona, ti dice qualcosa, Beatrice, questo oppure no? Guarda, io faccio sempre questa cosa, mi sfido spesso le scarpe, lavoro prevalentemente su tacco, cioè, almeno 12. Io faccio così adesso? È proprio quello, mi fa diventare matti. E se lasci giù la scarpa e la vai a prendere, uguale? Sì, è proprio quello. Io ho scoperto cosa fosse dopo che mi hanno detto che lo facevo. Ma dai. Perché lo fai naturalmente, quando stai tanto tempo sui tacchi alti ti succede di fare questa cosa. Ma è inconsapevole come gesto. È assolutamente inconsapevole, però è proprio quel momento, è come se si vedesse una natica mentre una donna cammina perché il vento tira sulla gonna, è quel vedere una cosa che doveva star nascosta, che solitamente sta nascosta, è proprio quel vedo e non vedo lì. Su quello che piace agli italiani in materia di fetish, una piccola porzione del giro che ha fatto Deborah in giro per l'Italia. Feticismo praticato. Per il mio caso parlo di feticismo dei piedi. Quindi... Tu sei un estimatore delle estremità, sì, femminili. Sì. Tu la sapevi questa molto... cosa? Ovvio, la sapevo. Perché infatti... voi siete amici, lui te sì, la confida. Sì, sì. Io lo sapevo, io non sono un grande estimatore di queste del fetish. Che cosa si fa coi piedi di una donna? Un sacco di foot jobs, ma pure il solo accarezzarlo, il toccarli, il baciarli, poi insomma è tutto, non si limita ai piedi, insomma, piedi, gambe, caviglie, poi si sale, non è che... Va bene, va bene. Tacco si impugna. Fai l'amore con le scarpe? No. Lui le definisce antisesso. Le scarpe sono antisesso? Oddio, le scarpe col tacco no, le scarpe normali sì. Ti piacciono i piedi in una donna? Moltissimo. Che ti ci sta del piede? Mi piacciono molto i piedi e mi piacciono molto le caviglie di una donna. Mi piace vedere una donna con un bel tacco alto, con la caviglia fina, magari il piede scoperto. Anche tu, un feticista del piede? Cioè, la donna ha un bel piede, comunque è una delle parti che possono in qualche modo stimolare un sesso un pochino più importante. Che cosa non deve mai mancare quando fai l'amore con una donna? La biancheria intima molto... molto sexy. Ma la togli o fai l'amore con la biancheria? Mi piace anche fare l'amore con la biancheria. Io per esempio non concepisco donne che non emanino un odore importante, giusto? Cioè non... Anche per te l'odore è importante, quindi siete due cultori dell'odore. Può essere il buon odore della pelle, però insomma deve essere un odore. Siete una coppia da quanto tempo? 3 anni. Come cambia il sesso dopo 3 anni che si sta insieme? Mano a mano si entra più nell'intimità, in confidenza, quindi è normale provare cose diverse. Tu parli mentre fai l'amore? No. E odio chi parla mentre lo fa. Tu invece parli? Sì, lui sì. Che cosa dici? Mi spingo oltre. Cioè la parolaccia, ti piace essere un po' forte, sì, nel linguaggio? Sì, mi piace anche se me lo dice lei. Lo fai per accontentarlo? No. Non mi viene, no. Vi legate? Vi bendate? No. No, vabbè, una volta sì. E manette, no? Chi è stato legato? Se può dire, lo dico. Tu. Io. Però ci hai provato gusto, l'hai trovato interessante, lo trovi eccitante. E il discorso è che io dopo mi innamoro sempre, quindi e rovino tutto.
Deborah, in che senso si innamorava subito? No, ma questo vedi, è il tipico esempio che ti facevo prima. La coppia, io parlo, lei non parla, ma te l'ho detto, non te l'ho detto, cioè non si capiscono tra di loro, vengono fuori delle cose proprio in quel momento lì. Però è divertente. Ma scherzi, ma tantissimo, ma anche per loro. Infatti poi quando spegniamo la telecamera, no, ma ridono come i pazzi, nemmeno loro ci credono. Poi sai, sul fetish c'è un po' di ignoranza. Quando ti avvicina una persona parlando di feticismo, pensa sempre a pratiche estreme, quindi ti tratta con sospetto. Poi quando appunto spieghi che si tratta in realtà di predilizioni per pratiche, parti del certo, corpo. Certo, abbigliamento. Ma tutto molto nella magari norma. A uno piace il pizza, all'altro piace il lattice, a uno piace la carezza, all'altro magari un frustino, ma niente di che. Esatto, infatti la classica sculacciata che noi annoveriamo quando facciamo le domande in giro, no niente, tutti, come fosse un bacio. Sempre in materia di feticismo, e qua vi stupiremo, vorrei leggervi questo post degli amici che ci hanno scritto su Facebook. Io adoro i capelli femminili, mi eccita di più una ragazza dal parrucchiere con la messa in piega che nuda. A chi piacciono i capelli? Vedi, Debbie, ti piacciono i capelli i tuoi o quelli degli altri? Allora, vabbè, i miei tantissimo, cioè sono innamorata dei miei capelli, infatti non li taglio da non so quanto. Però mi piacciono anche tantissimo i maschi che abbiano i capelli tipo i miei. Lunghi? Sì, mi dà, non lo so, l'idea di un guerriero, di uno che ne so, ti prende da dietro. Vichingo. Una cosa così. Mentre per quanto riguarda i miei, è capitato proprio qualche mese fa che un feticista dei capelli mi contattò per chiedermi, se potevamo fare questo gioco, cioè lui mi accompagnava dal parrucchiere e sceglieva anche dei luoghi molto costosi e stava con me tutto il tempo e quindi vedeva come mi venivano insaponati, lavati, messi in piega, lui suggeriva la piega che avrei dovuto portare. Io ne approfittavo perché comunque avevo il parrucchiere gratis, era bello. Allora, prima di separarci per qualche secondo di pubblicità, ricordandovi di portare sempre con voi in tasca il preservativo, che c'è di tantissimi gusti, forme, dimensioni, insomma c'è tutta una filosofia del fetish anche per quello. Vi state chiedendo di che cosa volevate tanto sentir parlare qui alla Maleducazione? Non ve lo dico, restate con noi, tra poco. Bentornati all'ultima parte dell'ultima puntata della Maleducazione. Allora, temi preferiti del web, una puntata costruita con voi che ci avete seguito in tutte le edizioni sul nostro sito, sulla nostra bacheca, sul nostro Facebook e ci avete segnalato post dopo post i vostri argomenti preferiti. Abbiamo lasciato in ultimo un argomento che vi stupirà, è stato quello più richiesto e l'argomento ve lo voglio introdurre con uno dei vostri post. Il bacio è la scintilla che fa partire tutto. Senza bacio non ci sarebbero brividi che invadono la schiena, che voglia di essere baciata davvero. Così. Abbiamo scelto questa clip di Nuovo Cinema Paradiso perché in tempo di guerra, insomma meno di 100 anni fa, queste scene erano le scene che venivano tagliate dalla censura perché giudicate troppo scabrose. Le abbiamo scelte proprio per chiudere questa terza edizione della Maleducazione, perché se siamo arrivati qui evidentemente la consapevolezza del proprio erotismo anche degli italiani è diventata più facile da comunicare, insomma ce lo possiamo permettere ed è una cosa che prima non potevamo fare, quindi direi un punto a nostro favore per il popolo italiano. Chi vuole parlarmi del bacio? Fabio? Penso che il bacio sia la prima cosa in un rapporto, è ovvio, e poi è quella che trasmette più sensazioni, cioè attraverso il bacio si riesce a percepire
quelle che sono le, i fluidi, diciamo, della persona con cui poi hai un rapporto duraturo, momentaneo che sia. Karen e Patrizia invece? Beh, io penso che il bacio sia la cosa più bella e importante in realtà in una relazione. E, beh, il primo bacio, come si può non ricordarlo? Io vorrei che tutti i baci fossero come quel primo bacio, perché in realtà non solo è una cosa molto romantica e intima, ma è anche un modo per capire un po' la persona che si ha di fronte. Patrizio, tu te lo ricordi il primo bacio tra voi sì, due? Sì, sì, me lo ricordo. Ma comunque no, ci tengo a dire che secondo me è la cosa più intima che ci sta in un rapporto proprio tra le persone, perché nel momento che si avvicinano due bocche si avvicinano anche due teste, si avvicinano i cervelli, si avvicinano... quindi cioè, la parte intellettuale delle persone, la parte emozionale, tutto si sta avvicinando. Gli mentre occhi, invece, certo, il respiro. Gli occhi, assolutamente, lo spirito. E quindi il resto dell'atto sessuale è più fisico di questo. Qui c'è in gioco tutto nel bacio. Marta? Sì, no, il mio bacio è un po' diverso. Cioè, io avendo avuto una relazione a distanza durante tanto tempo, quando non ci vedevamo usavamo la webcam per vedersi. Quindi là la maniera di trasmettere l'affetto è anche il bacio, non fisico, ma è anche una cosa molto tenera di trasmettere. E poi tra l'altro c'è l'aspettativa del bacio, no? Sei 18 giorni là davanti al computer vedendoti, poi quando ti raggiungi, come diceva Fabio, sclata tutto, no? È un'energia... Che parte non ti lascia più. Mi piace questa idea che in quest'ultima parte finale dell'ultima puntata della Maleducazione tutti siano a casa a darsi dei grandissimi baci. Deborah, tu sei andata ancora in giro per l'Italia per capire questo bacio a che punto sta per gli italiani. Vediamo il filmato. Il primo bacio. Il primo bacio vicino alla pista dell'aeroporto, la terza pista dell'aeroporto di Fiumicino. Era la nostra prima cena e poi lui si è fermato in questo vialetto. Cioè, guardiamo gli aerei. E il primo rapporto intimo invece quando? Beh, vabbè. Una roba di pochi mesi fa. Sì. Il bacio? E sì, che cosa dobbiamo dire sul bacio? Quanto è importante, sai, fondamentale. Fondamentale. Quindi non si può fare l'amore se non ci si bacia. Assolutamente no. Sarebbe una cosa... È una cosa logica, beh, insieme che fai. L'approccio non è reale. Con mio marito è capitato pure un'intimità fisica senza bacio, però senza bacio è tutta un'altra cosa. Vi baciate tutti i giorni? Sempre. Sì. Il bacio è fondamentale per voi? Il bacio, sì, tantissimo. Vi baciate tutti i giorni? Sì, poi stavo rimproverando proprio che da stamattina non è neanche un bacio. Mi dato, infatti, prima ci siamo dati un bacetto. Cioè, un bacio con la lingua ogni tanto ci sta. Sì, sì, ci sta, perché no? Si può arrivare al piacere, all'orgasmo con un bacio? No, cioè all'orgasmo no, però a un piacere sì. Il bacio nella vostra coppia? È importante, è un contatto, è... molto importante. Vi baciate tutti i giorni? Sì. Vi baciate anche a prescindere dal fatto che ci sarà un'intimità tra di voi? Certo, per la maggior parte delle volte è così. Hai avuto qualche bacio di proprio... Sì, a me è successo. La sensazione più fastidiosa è quella del non sentire un trasporto chimico nei confronti dell'altra persona. Cioè... Ma per il suo odore, per il sapore della... Sì, esattamente. Io sono molto attento a queste cose. Ti baci con tuo marito? E non tantissimo. Fate l'amore anche senza baciarvi? Sì. Era così anche all'inizio? No, però il bacio penso che sia comunque una cosa importante che bisognerebbe ritrovare, perché veramente è l'amore, cioè secondo me parte da lì. Nella tua sessualità invece il bacio è ancora compreso? È fondamentale, ma non solo nel rapporto, proprio è proprio fondamentale nella vita secondo me. Che sensi entrano in gioco secondo te nel momento in cui... arriva un bacio. L'odore è fondamentale, almeno per me sì, è tutto. Parte tutto da là naturalmente, no? È proprio un incontro di sapori, di odori, è fondamentale, certo. Il bacio è fondamentale quando hai un incontro d'amore? No. Quindi ci può essere sessualità anche senza baciarsi? Baciarsi è normale. È come salutarsi, non c'è intimità nel bacio? No, c'è diciamo intimità, ma è minima rispetto a...
al sesso orale o anche alla penetrazione. Non è intimo il bacio. Ti piace baciarti? Capita. Sì, parecchio. Sì, purtroppo è diventato poco intimo perché... Purtroppo, quindi tu vorresti qualcosa... un ritorno all'intimità del bacio? Sì, sarebbe qualcosa di più romantico, tra virgolette, ma... Però è diventato qualcosa di più pratico, che si dà facilmente, quindi con intimità minore, no? Il bacio? È il momento della verità. Diversi spunti da questo Vox Populi, grazie Deborah. Mariella qui dietro? Beh, il bacio è energia, è desiderio, è sentimento, è qualcosa che c'è e non c'è, che è una magia che si viene a creare. E mi viene in mente il karma dei baci di Catullo. Dammi 1000 baci, 100 e poi ancora 100 e poi 1000 e ancora 1000, fino a che non sappiamo neanche quanti ce ne siamo dati. È una cosa che ti prende. E ricordo un episodio in cui una persona mi ha detto, prima di fare l'amore, per favore baciami e continua a baciarmi perché senza bacio non so stare. Oh, baciami e continua a baciarmi perché senza bacio non so stare. Un post che ci è arrivato sulla nostra pagina Facebook: alcuni neanche sanno baciare, non oso pensare a tutto il resto. Chi di voi non ama o gli è capitato di trovare qualcuno che non fosse, non dico un esperto baciatore, ma insomma un po' scadente nel bacio? Elena? No, a me è capitato di avere dei rapporti e con questa persona non c'era stato il minimo bacio, ma neanche a stampo, niente. A stampo. A me dispiace perché molto spesso gli uomini baciano in maniera più appassionata solo per arrivare poi a un rapporto sessuale dopo. Il bacio fine a se stesso lo riscontro poco nel rapporto di coppia poi, e durante l'atto spesso è una cosa che un po' manca. Durante l'atto stesso si bacia poco, anche lì. Anche nell'intervista che ha portato a casa Deborah, qualcuno diceva: mi sono reso conto che stamattina non ci siamo baciati abbastanza, oppure non ci baciamo più abbastanza. Sì. Come mai diamo così poca importanza a un certo punto al bacio? Che succede? Alessandra? Per me il bacio è un po' il termometro del rapporto. Inizialmente i baci sono appassionati, sono intensi, sono tanti. Quando cominciano a esserci difficoltà all'interno del rapporto, cominciano a diventare più gelidi, più radi, finché non ci si bacia più. E allora quando cominci a non desiderare più, per esempio, il bacio mattutino quando ti svegli con il tuo compagno, che è la cosa più bella secondo me, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Io spesso mi sono accorta dei tradimenti dei miei compagni così. Quanti hanno lo stesso pensiero? Cioè spesso non si riesce a baciare, parlo da donna, non si riesce a baciare un uomo lungamente o appassionatamente lasciando il bacio fino a se stesso, perché sempre arriva una richiesta di qualcosa in più. Chi è che riscontra la stessa esigenza di avere una parentesi fino a se stessa di bacio? E Giulia? Per me il bacio non è necessariamente finalizzato ad un rapporto, e in questo mi sento fortunata perché ho un ragazzo molto bacioso, che quindi bacia perché stiamo cucinando, perché stiamo camminando per strada, e non necessariamente per arrivare a quello. Che ne pensano gli uomini così? Giovanni e Roberto, visto che vi ho qua. Avete mai pensato che una donna piaccia essere baciata anche molto intensamente e poi lasciata lì a decantare? A me piace molto questa situazione, e piace anche baciare e decantare. È l'interruttore il bacio, no? Inizia tutto da lì. Poi se decanta o non decanta, dipende se... Se è un vino strutturato ha bisogno di decantare, se è un vino così, diciamo, più... non lo possiamo decantare. Va bene, Francesca Reggiani, salvaci tu. Il bacio è un capitolo interessante, a parte che c'è una letteratura da Cyrano di Bergerac, prima, dopo, eccetera, no? Ma il bacio è fondamentale, fa parte della seduzione. Puoi anche vedere un uomo, a me mi pare che mi è capitato, incontrare un uomo che ti piace, bello, eccetera, che inizi questa fase, la fase del corteggiamento,
e poi quando lo baci senti un freddo. Io mi sono resa conto che alcuni uomini, che non è che io abbia avuto, ci ho avuto molte storie belle con begli uomini, cioè, ma non sempre c'era il bacio. Cioè, dato un po' così, il bacio quello serio, quello appassionato veramente, quello in cui stai anche ore, no? E fai anche altro, però ti dimetti, ti perdi, diciamo, a poche persone. Quella con cui sto adesso ha il dono del bacio. Grazie Francesca Reggiani, grazie a voi che avete scelto gli argomenti di questa puntata, ultima puntata di questa serie della Maleducation, che finisce qui. Io ringrazio tutte le ragazze, gli uomini, le coppie che sono intervenuti, ringrazio tutta la squadra di lavoro, Cristiano, Chiara Salvo, Catiuscia, Alessia, Francesco, tutto il reparto trucco, Sandra, Patrizia, la vestizione, Maria Sabato, la Rosa che se non mette le mani in tasca si arrabbia, e tutta la squadra tecnica che ci ha sopportato in questi giorni. Grazie, veniteci a trovare sul nostro sito, vi aspettiamo, e vi lasciamo con una piccola clip che abbiamo realizzato perché avremmo voluto baciarvi tutti, ma non ci riuscivamo. Questa è per voi. Grazie, alla prossima.